Chi ha vinto la battaglia a colpi di ascolti TV tra Emma Tatarani 2 e il Grande Fratello VIP? Ieri sera, giovedì 13 ottobre 2022, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del GF VIP, ma quanto ha fatto in termini di ascolti TV? Ecco tutti i dati Auditel e lo share. Leggi anche, GF VIP Nomination, chi sono i nominati di ieri sera 13 ottobre? Tutti i voti ascolti TV ieri sera 13 ottobre 2022, quanto ha fatto la puntata del Grande Fratello VIP? Ieri sera, giovedì 13 ottobre, su Canale 5 è andata in onda la puntata della nuova stagione del Grande Fratello VIP, mentre su Rai 1 è andata in onda l'ultima puntata di Emma Tatarani 2. Scopriamo chi ha avuto la meglio. Su Rai 1 il finale della seconda stagione di Emma Tatarani, sostituto procuratore, ha coinvolto 466.000 spettatori, pari al 24,1%. Su Canale 5 il Grande Fratello VIP 7 ha ottenuto 541.000 spettatori, pari al 19,5% di share. Grande Fratello VIP, quando va in onda? La nuova edizione del Grande Fratello VIP andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale ogni lunedì e giovedì in prima serata, l'orario d'inizio è dalle 21.35 circa. Ogni puntata finisce intorno alle ore 1. La durata complessiva è quindi di circa 3 ore. GF VIP, chi è stato eliminato ieri sera? Televoto 13 ottobre. Ieri, giovedì 13 ottobre, c'è stata la prima eliminazione ufficiale di Pesa dal televoto della settimana. Potete, però, scoprire chi è uscito tra Jaele, Charlie, Attilio, Geggia e Nikita cliccando qui. Cosa c'è stasera, 14 ottobre 2022, in TV su Rai 1 e Canale 5? Lo scontro a colpi di ascolti TV di stasera, invece, vedrà tale quale show su Rai 1 e Viola come il mare su Canale 5. Non segui ancora su Instagram? Resta aggiornato con le novità sui programmi TV, gli ascolti TV di ieri sera 13 ottobre, le curiosità sulla puntata del Grande Fratello VIP sulla programmazione di Canale 5 e sui cliccando qui.